colorata sulle vie di Damasco da un tono improvviso di legalità e giustizia perché subiva delle violenze di tipo. Si pesce un dentro le donne che insieme a Laura Rovolo, dicevamo di Vincenzo Racciola, Tira Tocca Fusca, hanno in qualche maniera scardinato un sistema mafioso, maschile, spiccatamente omosessuale per quella necessità di cui parlavamo prima, di sentirsi soggetti e non oggetti, di farsi di acquistare un'identità. Noi pensiamo che questa è una chiave che ci può aiutare a sconfiggere le mafie. Siamo fermamente convinti che la battaglia dei diritti, che l'antimafia sia per il requisito dell'agire politico, va accompagnata a un discorso di battaglie più ampie, più complesse. Innanzitutto dobbiamo vincere insieme, uomini e donne, questa battaglia, non più tempo di separatismi. E poi soprattutto bisogna iniziare a parlare delle giovani generazioni. Noi dobbiamo parlare degli ultimi 2 anni. Noi lo facciamo da anni nelle scuole, con percorsi che sono di giustizia sociale, perché anche in questo siamo una situazione anomala, parliamo di legalità, perché legale in questo paese sono vicine, legale prima di bere l'acqua, non ci piace tanto per legalità, dobbiamo fare appunto un percorso di giustizia sociale e con percorsi di educazione all'attività, educazione sentimentale, perché? Perché serve, perché è importante, perché tutto si viene insieme. Aggiungo dicendo sempre sul partire da me, io sono una, abbiamo sentito parlare tanto di consultori, che più che averla ereditata questa battaglia, questa conquista che ci veniva, no? dalle battaglie femministe, mi sono ritrovata, e Marta e Olia e Celeste erano in piazza con me, a difendere i consultori, perché forse magari volevamo parlare di come ampliarli, modificarli, migliorarli, e invece ci siamo trovati a contrastare una proposta di legge della segretaria di Piazza che voleva appunto renderli privati e non più laici e quel diritto lo stavano attaccando. Quindi è vero che oggi c'è Matter, c'è la sua proposta di legge, è vero che è sempre un DSLA e bisogna vegliare e tenere insieme le cose, cioè non disperdere le energie, pensare che le battaglie si combattono su più fronti tutti insieme. Quindi voglio andare oltre perché gli interventi ci sono stati altri, ce ne saranno e noi lasciamo spazio per il mondo. Però siamo veramente in ritardo, per cui se voi siete d'accordo propongo di continuare la galoppata e di fare il dibattito alla fine. E non rispondete il dibattito, no, vi prego. Però allora ringrazio sicuramente le relatrici di questa sezione e chiamo senz'altro al tavolo per parlare del linguaggio che si usa nei media, come è stato ricordato anche da Marta, e per il linguaggio che si usa in genere nella cultura. Chiamo la giornalista Donatella Coccoli, direttrice editoriale di Left, Adriana Panitteri, giornalista del TG1, e poi le autrici di un libro che ho già citato prima, Amore senza bugie, che sono Fulvia Cicala e Corina Di Sabatino, autrici del libro e docenti. E qui accomodatevi dove meglio vi trovate. Thank you.
Allora, Donatella Coccoli è la direttrice editoriale del settimanale Left. Chiedo come mezzo di informazione trattano il problema della violenza sulle donne, quali responsabilità ha la carta stampata nell'usare un linguaggio confusivo e a volte terroristico per trattare questi temi, anche se voi come Left siete molto attenti al linguaggio che usate e al messaggio che veicola, perché c'è un'ideologia sempre sotto ogni linguaggio, ma sotto al vostro non c'è un'ideologia, non c'è magari un'idea o delle idee più precise. E quindi ti chiedo delle riflessioni su questo e che cosa si può fare per un'informazione diversa che aiuti anche nella prevenzione. Che aiuti dando una corretta informazione ovviamente a questo discorso che ci interessava. Allora, dunque, intanto ben trovati, sono molto contenta di essere qui. È veramente un pomeriggio molto intenso, un sacco di stimoli anche per il mio lavoro. E niente, la domanda che mi hai posto è estremamente complessa. Dopo avervi sentito, devo dire che io mi sono sentita un po' sul banco degli accusati, anche se Letter è un'altra cosa, e anche tutta la mia carriera ho cercato di seguire una scelta di ontologia professionale. E niente, proverò un po' a rispondervi, magari cercando di focalizzare diciamo due aspetti. Uno, nel senso di cercare di percorrere, se credi, Adriana può magari passare la parola a lei, che visto che è un'esperta di televisione potrà dire e potrà completare anche quello che dirò. C'è un primo aspetto che riguarda, diciamo, la storia di quest'ultimo periodo, e poi in cui si individuano anche le cause di distorsione del linguaggio, e poi anche tentare di analizzare quali potrebbero essere le soluzioni anche all'interno del mondo del giornalismo, e anche diciamo ipotesi sul linguaggio da utilizzare. Quindi diciamo che il primo aspetto, e cioè la storia recente, è che praticamente in quest'ultimo periodo abbiamo assistito ad un ventennio politico che è stato anche culturale, e che anche dal punto di vista del linguaggio, anche sull'immagine della donna, insomma, è stato, diciamo, devastante. A questo bisogna dire che l'opposizione, la sinistra, non è riuscita a esprimere un linguaggio anche sui giornali di sinistra, diciamo giornali cosiddetti liberi di informazione, tipo anche la Repubblica, per non fare nomi. Cioè, non è riuscita a contrapporre una cultura anche rispetto al discorso della donna, del rispetto del corpo della donna, che potesse contrapporsi. Quindi le responsabilità ci sono anche e soprattutto da un certo tipo di informazione che invece in apparenza sembra democratica, sembra rispettosa, laica, eccetera, eccetera. Io qui mi ero presa degli appunti, per esempio, cioè, se vogliamo venire anche agli ultimi esempi, insomma, anche delle cose, diciamo, abbastanza recenti, abbiamo visto che negli ultimi giorni Signorini, il direttore di chi, cioè che quell'immagine del ministro Madia, che io vi faccio degli esempi, ora poi non so se forse sono un po' troppo, diciamo, concreta così, però quell'immagine del ministro Madia che mangia il gelato, ecco, questo a sinistra, a destra, diciamo, no? Però anche a sinistra, ultimamente ho visto su Gazzetta di Repubblica un articolo di Francesco Merlo, che pure è un giornalista, insomma, bravo, è difficile riuscire a essere oggettivi. Con questo termine, secondo me, si apre, diciamo, una porta. Tra l'altro, vi voglio dire che Guido Ceronetti, invece, un anno fa si era scagliato con questa parola, aveva
uscendo un altro termine che era genocidio, però insomma, in questa maniera però lui diciamo, cercava anche l'idealizzazione della donna, ma a volte idealizzare la donna, renderla una Madonna così lontanissima dalla realtà, è diciamo c'è un pericolo anche in questo. Quindi secondo me bisogna partire dalla realtà, da una deontologia professionale che punti al principio della veridicità delle fonti, del rispetto del diritto dei lettori a essere informati, perché posso chiudere con questo, la nostra professione nasce dal diritto di cronaca, cioè noi veniamo fuori, diciamo, dopo l'impegno fascista, da il pericolo della censura, per cui è stato esaltato al massimo il diritto di cronaca, ma non il diritto dei cittadini a essere informati correttamente. Questo è venuto fuori dopo, infatti dopo Mani Pulite, dopo tutti gli eventi che hanno fatto vedere l'influenza anche pesante del giornalismo nelle vite delle persone, la Carta dei diritti e dei doveri del 93 invece cerca di risolvere un po' più le cose a favore dei lettori, a favore dei cittadini che devono essere informati del proprio diritto. La conoscenza di cui parlava Anna prima, alla fine, deriva anche proprio in piccola parte da questo, cioè, quindi in concreto c'è da risolvere molte cose a livello di deontologia, c'è bisogno che la società spinga ancora di più, perché nelle redazioni, come diceva Marta, ancora ci sono delle regole patriarcali per cui il sesso è qualcosa che tira, e quindi cioè bisogna veramente fare una piccola rivoluzione, ma se la società, se il movimento che c'è intorno, vedo questa sera, è così forte, si può cambiare le cose anche dentro le persone. In televisione poi non so, lì è un altro discorso, e quindi passo la parola alla Diana. Allora, buonasera, intanto grazie per questo invito Irene, insomma grazie anche per questa presenza così diciamo massiccia, no? In un pomeriggio complicato. Allora, io vorrei raccontare alcune cose della mia esperienza che in effetti è un po' diversa dalla carta stampata. Allora, intanto volevo premettere una cosa che insomma, potrebbe essere interessante, insomma in questi mesi sto lavorando con l'associazione Network presieduta dalla dottoressa Medore Omberg e con l'associazione Stampa Romana, e abbiamo organizzato corsi di formazione professionale continua per i giornalisti. Sono questi famosi corsi sui quali c'è stata tanta polemica anche in prima pagina su Corriere della Sera, con cose tra l'altro non veritiere, e lo stiamo organizzando proprio sul tema della psichiatria dei mass media, insomma del linguaggio, soffermandoci in particolare sulla questione del linguaggio. È emerso questo, insomma, che vi racconto brevemente: intanto una banalizzazione da un lato del linguaggio e dall'altro l'enfatizzazione invece del linguaggio giornalistico, due rischi quindi estremi e contrapposti che riguardano il mestiere di giornalista, in questo caso sia di carta stampata che di televisione, soprattutto però quando abbiamo a che fare con reati commessi per esempio per malattia mentale, oppure abusi sui minori o i cosiddetti appunto femminicidi. Abbiamo constatato come imperversino in questi casi termini come appunto il raptus o termini come il movente, che ci sembrano del tutto inadeguati per alcune situazioni specifiche, come per esempio per i reati commessi quando c'è una patologia di natura psichiatrica. E allo stesso tempo abbiamo così constatato, ci sarebbero numerosi esempi ma li vediamo tutti i giorni, l'abuso, l'uso insomma ripetuto, il vero e proprio abuso di termini come mostro, orco, belva, insomma, che raccontano però solo in parte l'orrore di alcune azioni e rischiano, a mio parere, dell'enfatizzazione, del clamore, poi di lasciare molti di questi eventi inspiegati, no? Cioè ci si spaventa dietro a questi termini e poi non si cerca di capire.
L'abbiamo detto, l'ha detto anche Donatella, ovviamente il linguaggio giornalistico è fondamentale perché costruisce modelli culturali e soprattutto quando abbiamo a che fare con la televisione costruisce modelli culturali immediati. Sappiamo che insomma, c'è una scelta nell'andare a comprare il giornale, un certo tipo di giornale, un certo tipo di rivista, e invece più immediata la fruizione del telegiornale che comunque in qualche modo nelle famiglie si accende, insomma avendo un telegiornale insomma, a casa si accende. Allora, il linguaggio ancora più importante secondo me proprio in questo periodo in cui abbiamo a che fare veramente ormai quotidianamente con storie di sopraffazione e di violenza nei rapporti uomo-donna. Ne abbiamo a decine. Oggi in redazione si commentava il caso di un ragazzo che ha ucciso, un ragazzo italiano, lo sottolineo perché poi qui c'è sempre anche il discorso no, italiano, straniero, cioè un ragazzo italiano che ha ucciso la fidanzata romena. Anche questa è una cosa nuova, poi la vicenda a cui accennava anche un'altra relatrice poco fa, cioè uccide l'ex moglie posta questo annuncio, non si è capito bene se era un annuncio o se azione avvenuta su Facebook e riceve una serie di consensi, no? Quindi questi like. Poi l'ultima è sempre di oggi, insomma di questa notte, filmano sesso con una minore e diffondono il video su WhatsApp, cioè la ragazza aveva 13 anni, i tre minori tra i 14 e i 15 anni, è incredibile, hanno filmato in un garage un rapporto sessuale, direi una violenza più che un rapporto sessuale, sottolineo che qui l'agenzia di Cronos dice un rapporto sessuale, interessante, con una tredicenne e avrebbero poi diffuso il video a migliaia di coetanei via WhatsApp. Le indagini sono partite dalla denuncia del padre della vittima, a sua volta informato del fatto da un nipote che era tra i destinatari del video. Pensavo un po' fino a che punto siamo arrivati, quindi insomma ci sarebbe veramente una grande riflessione da fare. Allora io però vorrei tornare un attimo, perché qui siamo proprio nel contenuto, no? Quindi direi che dobbiamo veramente fare una riflessione sulla costruzione dell'identità sessuale, sulla costruzione di un percorso da adolescente, sull'educazione sentimentale, sessuale, chiamiamola come vogliamo, comunque sulla educazione al rispetto della persona, e quindi insomma liberamente siamo nel contenuto. Dovremmo fare una riflessione ulteriore sulla pazzia che si scatena con l'uso di questi social media, perché insomma dovremmo chiederci veramente che cosa scatta nella mente delle persone con questi Facebook, questi WhatsApp, insomma ci piacerebbe quasi tornare a una civiltà pre-tecnologica per evitare che ci fosse insomma un delirio di questo tipo. Vado velocemente, la mia sensazione è che è importante ovviamente il linguaggio, ma non mi interessa tantissimo valutare se è importante, noi ci siamo anche posto in redazione se bisogna scrivere il presidente della Camera o la presidente della Camera, no? Cecilia Robustelli, con una linguista, dice che è importante l'uso del linguaggio perché appunto si costruisce il ruolo della presenza femminile nella società. A me francamente non interessa tanto insomma, la scelta tra il presidente e la presidente, mi interessa il fatto che l'uso per esempio di alcuni termini come femminicidio, a mio parere, io trovo Donatella che trovo molto ottimista, cioè la mia sensazione è, qual è? Che abbiamo diciamo, entrato nell'immaginario collettivo questo termine, lo utilizziamo molto, ma in realtà dietro ci sono ancora moltissime trappole. Io vi vorrei far vedere un servizio del video di 1 minuto e 15, poi vado veloce se si può. Lo avevi ieri mattina, non l'ho visto. Dopo stamattina che c'era la televisione, ti vedo alla moglie, lui. Mamma mia, questi dolori di pancia così non ce l'ho via. Mi ha dato un po' di
tranquillo, riservato, innamoratissimo della moglie 17 anni più giovane, eccoli abbracciati in queste porte, la loro ultima estate in Sardegna. Sembravano felici. Ci rivediamo l'anno prossimo ad Olbia, aveva scritto lei entusiasta agli amici, ma dopo quella vacanza i litigi erano sempre più frequenti. L'ho messo dalla faccia perché era un po' sciupato. Ma lui non aveva confidato a nessuno il suo malessere, quel Paolo, che lo divorava. Una moglie così carina, bella, che lui fa questa roba, no? Beh, che vuol dire? Abitavano qui nello stesso stabile della ditta per la quale lavoravano con gli impiegati custodi, una zona industriale, le porte di Ancona, è stata la figlia 24enne entrando a casa a scoprire l'orrore. Perché io ho fatto vedere questo servizio, a parte diciamo un po' difficile capire cosa dica la mamma, insomma, di questo uomo. Ve l'ho fatto vedere perché questo servizio è stato sotto accusa nel 2013, c'era un servizio del TG1, non cito il nome della collega, e la presidente di Donna Rete contro la Violenza, Titti Carrano, scrisse al direttore del TG1 dicendo appunto che questo servizio, insomma, faceva una informazione bruttissima, perché pur parlando di femminicidio, già nel titolo del telegiornale si parlava di femminicidio, effettivamente, insomma, descriveva con una serie di banalità, perché dice accecato dalla gelosia, no? Dice la collega, e quindi in qualche modo fa pensare che quest'uomo riservato, innamoratissimo, per bene, eccetera, però accecato dalla gelosia, a un certo punto al culmine di una lite, uccida la propria compagna, la moglie. Allora, in realtà la mia sensazione è proprio questa, qui devo dirlo che è una battaglia veramente quotidiana la relazione, e cioè il termine femminicidio è entrato, di cui adesso noi facciamo prestissimo, appena c'è un uomo che uccide la mamma, su entrata femminicidio, tra l'altro sta benissimo nei titoli, così come sta benissimo nei titoli la famosa parola raptus, e poi sappiamo invece quanti errori e orrori nasconde. Il problema è che probabilmente nemmeno noi abbiamo capito fino in fondo che cosa si nasconde dietro questo termine femminicidio. E questo è il seguito, purtroppo. Cioè abbiamo inserito nel linguaggio comune, ma fatto prestissimo, un termine di cui non abbiamo esplorato bene le potenzialità, e soprattutto non abbiamo capito ancora, non ci chiediamo che cosa c'è veramente dietro questi gesti, che non sono gesti, questo la Carrano lo dice bene, improvvisi, schermaglie, eccetera, ma sono appunto l'esito di un percorso ovviamente malato, comunque di un percorso già deviato di rapporto uomo-donna, che poi può arrivare a questo tipo di soluzioni. Non a caso appunto il tizio che poi tra l'altro ha postato su Facebook la morte della moglie, diceva nella scritta sei morta troia, insomma, passato in termine, lo scriveva lui e gli altri 400 persone lo hanno condiviso. Allora, qui concludo. Mi piacerebbe molto, perché quando facciamo riflessioni, appunto, amore non amore, è bellissimo il titolo di questo incontro, però io come al solito vedo più donne che uomini presenti. E purtroppo, anzi, sono orgogliosa di avere accanto una donna giornalista che dirige un giornale, però quanto sarebbe bello, insomma, quanto sarebbe bello avere un giorno promosso da un'associazione, insomma, che si occupa di questi temi, un bel convegno con i direttori di testata, che quasi sempre sono uomini, per fare una riflessione su questi argomenti e capire veramente bene che cosa c'è dietro un femminicidio. Perché ormai ce la stiamo cavando veramente benissimo. Ogni volta che c'è un bisogno di questo tipo, noi schiacciamo lì un altro femminicidio e abbiamo fatto il nostro dovere. Grazie. Grazie tantissimo Adriana, sul termine femminicidio penso che avremo anche il modo nelle prossime relazioni di tornarci, io personalmente ho un'idea, ma insomma se c'è tempo poi durante il dibattito la dico. Intanto adesso passo la parola a Fulvia Cigala, che è l'autrice insieme a Verina Sabatino del libro Amore senza bugie, un libro scritto diversi anni fa, molti anni fa, di nuovo pubblicato una nuova casa editrice che è l'Asino d'Oro,
nel 2010 e a loro chiedo, a loro che, e a loro che sono insegnanti di scuola, pubblica di scuola media, inferiore, diciamo, nella vecchia edizione, non si dice così, ma insomma, per capirci, e Dolina di scuola superiore, chiedo la motivazione che l'ha spinta anni fa a scrivere questo libro, come lo utilizzano, se lo utilizzano, e insomma, e che reazioni ci sono state, e se pensano possa essere una base per iniziare, per continuare a fare quegli interventi anche nelle scuole di educazione, non la chiamiamo educazione, diciamo di formazione, informazione, come dire, apertura su questi temi. Sì, questo libro è nato da un'esigenza che sentivamo fortissima, lavorando nella scuola, stando a contatto con i giovani, di comunicare a loro qualcosa che non sono abituati a sentire, cioè che la sessualità può essere vissuta in un modo diverso, può essere pensata in un modo diverso, e che loro non devono essere passivi della violenza di tutte le idee sbagliate, repressive, distorte che circolano sulla sessualità, che si possono ribellare. Dentro di noi c'era questa spinta, poi dentro si è poi modulato in una maniera più pacata, però questo che ci spingeva, la forza di dirgli che c'era un'alternativa. E noi, lavorando a scuola, sappiamo bene come questo sia un osservatorio privilegiato per comprendere il danno psicologico di cui si parlava anche prima, che deriva ai giovani dall'aver respirato fin dalla nascita questa atmosfera culturale terribile che non può che bloccarli e depistarli da quello che può essere invece la loro esperienza personale nel rapporto con l'altro sesso. Ma la scuola però non è quel luogo dove si potrebbe rispondere per ora. Infatti ho ascoltato con molto interesse le proposte che sono state fatte in relazione alla sessualità. Poi potremmo anche discutere se il termine non ci piace, non piace a nessuno, ma non importa. Chiamiamolo dialogo, confronto, con gli alunni ascolto. Porta il nome, però nella scuola deve entrare questa possibilità, questo spazio, e quindi è bene fare proposte che muovano le acque, che comunicano una possibilità, perché poi le cose si possono muovere. E anche la stessa violenza sulla donna può essere affrontata, può essere poi effettuata una prevenzione a questo punto nella scuola, no? Se è vero che deriva anch'essa da questa cultura distorta. Allora, praticamente, nella scuola, come so, si è detto già, se no non farebbero adesso le proposte, l'educazione sessuale non c'è, non può esserci perché è ostacolata in tutti i modi dalla Chiesa Cattolica, la scuola è un po' un ostaggio del Vaticano, so che c'è una proposta di legge ferma dal 1975, ferma in Parlamento, poi avevo letto che anche alla fine dell'anno scorso era uscita una proposta delle linee di guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità affinché in tutta Europa si svolgessero queste tematiche sulla sessualità fin dalla primaria. E ricordo sempre che in Italia che è successo, in altri stati l'avranno applicata, ma in Italia c'era stato il sollevamento immediato di scudi del fronte cattolico, l'onorevole Binetti aveva fatto un'interpellanza al ministro della salute dichiarando che questo documento dell'OMS era un vero e proprio manuale di corruzione dei giovani. No, questo è il panorama in cui ci troviamo noi, no? Allora praticamente noi ci troviamo ragazzi che hanno, come dicevo prima, ormai fatto proprio in qualche modo, la loro mente è stata resa dalla cultura che hanno assorbito, e la cultura nostra prevalente, non una,
la prevalente è questa, sessuofobica, quindi la peccato originale, corpo della donna, la donna demonizzata, che devo dire, la sessualità è male, il diavolo, il Papa usa questo spauracchio ossessivamente ormai per aggiungere peso, carico ai timori che un ragazzo che arriva all'adolescenza normalmente giustamente ha, incertezze e confusioni, ma poi si deve vivere anche questo ritratto sulla sua sessualità, che è pesante. E le conseguenze poi sono anche pratiche, perché allora non l'aborto, non la libertà sessuale, non la contraccezione, e poi, come si è detto prima, e anch'io però posso testimoniare che in terza media, quindi in terza media, 14 anni, sono successe più volte casi di ragazze rimaste incinte. D'altra parte poi i ragazzi sono proprio in una morsa, perché se questo è già pesante, dall'altra parte come alternativa avrebbero quella specie di falso permissivismo di cui si è parlato finora, dell'immagine di sessualità, sesso come merce, compravendita del corpo della donna, sesso come bisogno a scarica fisiologica, immagini piatte, squallore, insomma. Per cui che devono fare? Che si può fare? No, io posso raccontare un po' la mia esperienza, che essendo con i ragazzi dagli 11 ai 14 anni sentirete poi un po' diversa della clinica, perché li trovo molto recettivi, sono disorientati, confusi, già condizionati, però ancora aperti, disponibili. E poi il tema della sessualità è così ampio, perché il rapporto uomo-donna, che può essere preso da qualsiasi versante, quindi nel normale insegnamento, almeno delle materie letterarie, a me viene spontaneo, quindi nella storia soprattutto, poi nella mitologia, nella letteratura, e questo è già un fronte, quindi si possono trattare come argomenti all'interno delle varie discipline, no? Anche di altre. E poi, nello stesso tempo, io faccio delle conversazioni sul tema dell'adolescenza, però alla fine questo della sessualità diventa quasi sempre il principale. E trovo che nonostante gli imbarazzi, le timidezze, però insomma, avendo poi un anno e poi a volte diventano tre, nel mio caso, si sciolgono queste timidezze, i ragazzi si aprono, parlano di sé, fanno domande, sono molto recettivi, molto sensibili, capaci di dialogare e credo più degli adulti, secondo la mia esperienza, sono aperti. E poi, d'altro così, giusto posso aggiungere che ho fatto anche un corso, ho tenuto per alcuni anni un corso di educazione all'affettività, e andavo nelle terze che non conoscevo, e anche lì sì, qualche difficoltà c'è, non è tutto rose e fiori, però alla fine prevale, perché loro, come diceva anche prima il psichiatra che ha fatto esperienza nella scuola, e perché nessuno glielo dice mai, nessuno glielo propone, magari fanno resistenza, magari ridacchiano, tutto quello che può succedere in una classe, però poi di fondo sono interessati. E i temi che loro interessano, prima la dottoressa ha illustrato i temi più, e nel caso di quelli più piccoli c'è la prima volta, per esempio, ovviamente, perché spesso non hanno ancora esperienza, i racconti magari delle loro piccole storielle d'amore, anche delusioni, c'è delusioni, abbandoni, drammi alla loro età, e poi però anche i temi più, insomma, più seri, no? Non serio, ma insomma, temi storici, tipo perché la donna è sempre stata considerata inferiore, i ruoli maschio e femmina, insomma, sono tantissime. E poi mi è sempre successo, per dire che a volte viene da loro, è spontanea, non necessariamente sono io che li devo guidare, che nelle prime mi è sempre capitata questa richiesta, a un certo punto da una ragazza o in un tema o parlando, confidarsi, di parlare sul problema dell'arrivo della prima mestruazione, che per loro è un problema. E poi altra cosa necessaria da fare a scuola, volendo o non volendo, di parlare di queste cose, perché ci sono a volte dinamiche tra maschi e femmine già
quell'età pesanti i maschi a volte imitano poi i modelli maschili deleteri che abbiamo e quindi sono pesanti quelle ragazze e bisogna parlarne. Insomma, tutte queste esperienze, poi mi sono allontanata dalla domanda, però tutte queste esperienze sono state un po' come la spinta a scrivere, però poi non sarebbe potuto essere scritto senza il confronto che c'è stato tra noi perché abbiamo studiato, lavorato, insomma, e soprattutto condiviso esperienze. E a questo punto passo direttamente alla parola. Ecco, e so che insomma questa è un'esperienza molto positiva. E
poi un'altra esperienza molto positiva è di creazione di progetti, se ne parlava prima, di progetti da parte di appunto psicoterapeuti, di progetti innovativi nella scuola. Perché? Perché vedo che quando loro escono fuori dal rapporto con l'insegnante, che purtroppo l'insegnante è ingabbiato in un ruolo rigido, in un ruolo, quando ecco, c'è un intervento dall'esterno, allora l'apertura, la disponibilità è molto maggiore. Quindi ecco, e devo dire che anche in questi progetti il testo è stato usato come strumento di riflessione e di approfondimento. Ecco, mi auguro che possa avere sempre una maggiore diffusione. Ecco, grazie. Grazie alle relatrici di questo gruppo, degli studi superiori, e il dottor Roberto Toso, che è antropologo delle religioni, e Giovanni Dionissier, dottor Giovanni Dionissier, psichiatra psicoterapeuta della cooperativa sociale di psicoterapia medica. Con loro volevamo affrontare questo tema fondamentalmente, cioè se la violenza sulla donna è un fatto connaturato all'essere maschio o femmine, chiaramente noi pensiamo di no, insomma vogliamo argomentare la nostra tesi, e poi di nuovo ancora una testimonianza, un'esperienza nelle scuole, e quindi all'antropologo in modo particolare chiederei, ma come le religioni, come c'entrano in questo discorso della manipolazione della diversità sessuale, a Elena, appunto l'esperienza nella scuola e le particolarità di avere a che fare anche in situazioni in cui i ragazzi non sono soltanto italiani, dicevi, ma sono portatori a loro volta di culture diverse, anche di giudizi diversi. E a Denise chiederei, cioè la sua, veramente il suo titolo è già una tesi, quindi insomma il titolo della sua relazione è già una tesi, e chiederei, oltre al fatto culturale, sulla base del fatto culturale, quando interviene un fenomeno patologico che porta poi a una violenza, diciamo, insomma, a un tipo particolare di violenza che porta poi al femminicidio, ma non soltanto a quello, a una lesione, diciamo, dell'integrità psicofisica della donna. Allora, la parola a te. Comincio subito da me a raccontarvi una storia che mi è successo il mese scorso. Ero in una quinta di maturità e stavo facendo una lezione di letteratura socialista dell'Ottocento e stavo appunto parlando del ruolo della donna nel socialismo. Alla fine della lezione mi si avvicina una ragazza e mi dice: professoressa, io sono stata picchiata per tanti anni dal mio fidanzato, quindi soltanto poi da poco tempo ha trovato il coraggio di denunciare. Adesso questa ragazza sta facendo una psicoterapia e sta cercando appunto di venirne fuori. Però questo mi ha fatto molto riflettere, perché mi sono resa conto che appunto per tanti anni questa ragazza, più o meno tra i 14 e i 16, era stata anche in qualche modo in un ambiente molto indifferente a tutto quello che le succedeva. Questo è uno dei tanti motivi che ci ha spinto nell'associazione culturale La Scuola che Verrà ad occuparci della realtà interiore degli adolescenti. Per questo noi abbiamo pensato a un progetto di prevenzione dei comportamenti a rischio. Abbiamo usato la parola comportamento, ma sappiamo che il comportamento è sempre frutto di un pensiero che sta alla base, proprio per riuscire a capire meglio e a dare delle risposte in realtà a questi ragazzi che vivono appunto delle realtà molto complesse. E per questo abbiamo pensato appunto a degli interventi su più piani, sicuramente quello dei ragazzi,
gli interventi all'interno delle classi, dove i ragazzi potevano appunto parlare con gli esperti, fare domande su problemi relativi all'adolescenza e soprattutto riuscire a capire cosa riguardava un semplice disagio adolescenziale che può rientrare nella crescita, quindi un problema fisiologico normale, e cosa invece fosse qualcosa che poteva appunto degenerare un po' in qualcosa di peggio. E poi abbiamo appunto provato appunto a fare lo sportello psicologico ed effettivamente ha avuto un grande successo. È stato tenuto in questi anni dalla dottoressa Cecilia Di Agostino e effettivamente ha avuto degli ottimi risultati. Però un altro punto invece molto importante del progetto era proprio quello dedicato ai docenti. In questi anni il professor Paolo Torinastro ha tenuto dei corsi dedicati agli insegnanti di formazione. Perché abbiamo pensato questo? Perché in fondo, prendendo ad esempio il fidanzato di quella ragazza, prima di essere quello che era, è stato uno studente e qualche insegnante se lo sarà trovato davanti ogni giorno. Il problema è che non veniamo messi in condizione di dare un nome a quello che vediamo, nel senso che magari vediamo dei comportamenti che ci, in qualche modo, che ci fanno pensare a un campanello d'allarme, però molti insegnanti non riescono poi ad intervenire, non hanno gli strumenti e non vengono neanche messi in condizione. Quindi era importantissimo fare un corso proprio per gli insegnanti di individuazione delle insorgenze di psicosi negli adolescenti. A volte noi nelle classi effettivamente ci troviamo delle persone molto problematiche e dobbiamo sapere come intervenire. Per me il corso del professor Paolo Fiori è stato fondamentale, senza questo effettivamente mi sarebbe molto difficile affrontare tutti i giorni la scuola. Io vivo una situazione di trincea e quindi è molto importante. Per questo noi proponiamo una collaborazione tra insegnanti e psichiatri, proprio perché l'insegnante è quello che si trova tutti i giorni davanti delle situazioni e può segnalare, cioè può fare un invio e quindi aiutare anche lo psichiatra a intervenire prima della situazione poi del genere, in modo anche difficile per lo psichiatra da gestire. E quindi questo sicuramente è importantissimo, e però sicuramente alla base di questo ci deve essere una teoria. Noi dell'Associazione Culturale La Scuola che Verrà ci avvaliamo della teoria, che oggi è una scoperta scientifica riconosciuta in molti paesi del mondo, che è quella dello psichiatra Massimo Fagioli, che si basa appunto sull'idea che nell'essere umano non c'è il male. Ora sembra, però io anche l'altro giorno l'insegnante mi ha detto: ricordati che nei ragazzi non c'è niente di buono. E questo è un pensiero che io sento dire molto spesso. E quindi questa teoria, questa scoperta scientifica è fondamentale, proprio perché in realtà la cultura che passa sotto ogni giorno è questa. E per questo molti insegnanti come si sentono un po' soli, perché a volte vediamo, vorremmo intervenire, però intorno non c'è una cultura che ci aiuta in questo senso. E quindi per noi è importante una ricerca sulla realtà umana dei ragazzi con cui passiamo le nostre giornate. Posso dire soltanto una piccola cosa? Se oggi posso parlare con i ragazzi e proporre un'idea di cura e di guarigione, è perché io stessa nell'adolescenza ho avuto non avevo sempre le idee chiare su quello che fosse veramente il rapporto con una donna o la sessualità, e poi ho avuto la fortuna di incontrare persone come anche la dottoressa Francesca Fagioli, che mi hanno aiutato, e oggi posso essere qui a occuparmi di ragazzi e a proporre loro una soluzione. Allora,
Va bene, ringrazio anch'io ovviamente l'organizzazione, l'associazione Universitaria. È stato un invito del tutto inaspettato, ho fatto quello delle resistenze iniziali, pensavo che ci fosse qualche altro antropologo. Allora, ovviamente il taglio che darò è completamente diverso da quelli che si vedono adesso, perché io mi occupo di storia delle religioni e quindi proverò a raccontare in pochi minuti e leggerò, perché altrimenti non ce la farò mai, dovrò anche delle citazioni. In che modo si è arrivati ad assegnare culturalmente la donna una condizione di inferiorità, come però se questa fosse rispondente a legge di natura. E vedremo quanto spesso vengono usati termini, dalle citazioni che farò, di termini natura e inferiorità, natura e inferiorità, quando si parla della donna. Partiamo dal paleolitico superiore. Il paleolitico, allora avete, potete apparire l'immagine della Terra madre che conoscete tutti, paleolitico inferiore perché gli antenati sono uguali a noi, incontriamo tante statuette nude di queste tematiche che rappresentano in modo ipertrofico le caratteristiche femminili, seno, glute e fianchi, sono intenzionalmente fatte così, il cromagno non è facile. Probabilmente è l'espressione di un riconoscimento alla donna che magicamente generava. Non siamo in presenza di un culto, le statuette sono molto piccole, stanno sul palmo della mano, sono tantissime. Non era facile per i nostri antenati fare in messo la sessualità propria, come la natura che spontaneamente, fuori dall'accampamento e dalle grotte, dava i suoi frutti. Il fare bambini, oltre a garantire la continuità del gruppo, sfidava la morte, fregando l'ansia dell'avvertimento del fine vita che l'uomo ha. La dea madre, la venere del paleolitico come è stata chiamata, rappresentava bene la condizione della donna, perché anche se la cosa più importante era la misteriosa capacità di procreare, non era certo la sola. Si occupava della raccolta dei vegetali, della cattura di animali, costruiva capanne e difese contro i pericoli esterni, ha inventato l'arte, i dottori rupestri sono opera di mani femminili. Molto probabilmente era lei a prendersi una di simili feriti o malati. Ed esiste anche ipotesi, di una nota antropologa americana, che abbia inventato il linguaggio nei tentativi di comunicare per assicurare con suoni melodici ed emotivi i bambini. Quindi stiamo di passare la settimana. Allora, questa è passata. Oltre alle numerosissime statuette in pietra e avorio, e pensate quante sono avanzate in legno e sono state perse, abbiamo tantissimi simboli femminili nelle grotte, questi sono più numerosi delle statuette. Sono stati chiamati dagli archeologi triangoli pubici e segni vulvari, e vi assicuro che questi fanno parte dei triangoli pubici, i segni vulvari sono ancora più naturalisti. Questa cultura unitaria, contrassegnata dall'immagine femminile, ha percorso tutto il paleolitico superiore, circa 30.000 anni, per un'area geografica estesissima che va dall'Atlantico agli Urali, e anche il vicino dietro. Cambia tutto, quando è che cambia tutto? Inizia a cambiare tutto con la rivoluzione, la grande rivoluzione neolitica che ha origine nella mezzaluna fertile, con la domesticazione degli animali e la coltivazione delle piante. Certo, qui siamo a livello di ipotesi, però gli antropologi sono abbastanza d'accordo a dire che è stato attraverso l'osservazione degli animali che hanno tempi brevi di gestazione, che si accoppiano in periodi esclusivi, per far nascere i propri cuccioli nel momento migliore dell'anno, più favorevole alla sopravvivenza delle condizioni climatiche e potenza di cibo, che ha permesso all'uomo di comprendere la funzione maschile del processo riproduttivo. Con la coltivazione delle piante l'uomo scopre che la terra per produrre ha bisogno di essere seminata. E dal seme, no, questa è una cosa. E dal seme si sviluppa la pianta e la terra è di supporto. Le donne sapevano soltanto che doveva sapere tutta la comunità maschile per fare questa rivoluzione, qualche uomo pure lo sapeva forse. Quindi nel tempo, guardate, in 10 minuti raccontare quanto mi ha detto la mia storia, nel tempo
tempo, parliamo di secoli se non millenni, questo contributo marginale esterno dell'uomo alla relazione viene esaltato fino a considerare la donna come l'orto dove mettere il seme, relegandola a una funzione completamente passiva, puro contenitore biologico, la paternità prende il posto della maternità, i figli non le appartengono più. Suggestioni dell'antropologo? No, perché nel V secolo a.C. in Grecia Eschilo nelle Omeni scrive: colei che viene chiamata, insomma ce ne sono diverse. Inoltre lo sviluppo dell'agricoltura ha costretto l'uomo a prestare molta più attenzione alle stagioni a ciclo solare, perché la terra non sempre è fertile, non si può seminare il grano fuori stagione. La divinità principale diventa a questo punto l'altro orologio naturale, il sole, che sarà la trasposizione dell'essenza maschile che ingravita la terra. Maschile diventa il nuovo principio della vita, rappresentato dalle tante divinità solari. Un culto praticato ovunque in tutte le regioni antiche, cancellato dalla mente del cristianesimo. Questo è Mitra e il Cristo, non è una coppia, questa è una coppia. Nella nuova società, gli uomini impongono il concetto di paternità, il rispetto delle leggi umane dettate dal pensiero razionale, l'obbedienza al principio d'autorità. Fin dal terzo millennio avanti Cristo, l'inferiorità della condizione femminile viene attestata in documenti giuridici mesopotamici. Uno per tutti il codice di Amurabi, ma ce ne sono anche altri. Queste leggi poi saranno, le ritroveremo quasi uguali nella Bibbia, sono state copiate. Le divinità femminili perdono sempre più importanza, non sono più le grandi dispensatrici di vita, vengono ormai rappresentate quasi sempre nell'atto di allattare senza più traccia di infertilità. Qui abbiamo Iside e la Madonna, sono uguali. I primi cristiani pregavano Iside pensando che fosse la Madonna, poi. Perché poi te. Verso la metà dell'ultimo inverno, se si è vero, è vero, lo guarda per lì a figlio, guarda che è Iside. Ci abbiamo testimonianza, insomma, ci abbiamo anche. Verso la metà dell'ultimo millennio prima di Cristo, maestri ebrei iniziano a fissare durante la cattività babilonese, dove hanno rubato tutto, la tradizione orale del loro popolo, presentando un Dio unico che vuole renderti liberi. Ma gli ebrei, come tutti i loro vicini, adoravano molte altre divinità. La Tora stessa, le nonna, che era presente il culto del toro, che è stato il culto, viene citato Paolo, il dio dei cananei, legato ai fenomeni meteorologici e alla cultura dei campi. Era il padre degli dei e il creatore di tutte le cose. Tracce importanti parlano della venerazione verso la dea Asherah, creatrice degli dei, Elohim. Questa è Asherah. E nella Bibbia viene citata 40 volte, 39 o 40 volte, sempre in modo negativo, si combatte il suo culto, la sua immagine viene cacciata dal Tempio, nella Bibbia, a dimostrazione della sua presenza, e non per poco tempo. Noi sappiamo, e già è stato testimoniato anche in una pubblicazione della rivista Sogno della Farfalla, che ci sono iscrizioni extra-bibliche che affermano benedizioni impartite nel nome di Yahweh e della sua Asherah, la consorte. La progressiva affermazione del monoteismo maschile va verso la negazione completa del valore positivo della donna e della sessualità. I cananei vengono accusati di pratiche sessuali depravate, non era ovviamente vero, solo come Gomorra. Viene proposto un Dio unico, solitario, trascendentale, che non potrà essere che creatore, non può generare. Il cristianesimo accentua la misoginia, predilige la sofferenza alla gioia di vivere e finisce per condannare i piaceri derivanti dagli incontri amorosi, molto pericolosi per il pensiero razionale maschile. La santità richiede l'amputazione della sessualità, che è definita esclusivamente come peccato. Il Dio diventato padre parla per voce di Sant'Agostino. La donna è un essere inferiore che non fu creato da Dio a sua immagine. Secondo l'ordine naturale, le donne devono servire gli uomini, solo l'uomo, soltanto l'uomo è l'immagine di Dio. Questo Sant'Agostino è coerente con la Genesi, infatti Dio è stato ricordato pure prima, ha creato Adamo, poi si è ricordato mancava qualcosa da una costola, ha fatto Eva. Nel Corano gli uomini hanno autorità sulle donne perché Dio ha preferito alcune creature ad altre. Per Tommaso d'Aquino, dottore santo della Chiesa, un feto maschile diviene essere umano dopo 40 giorni, uno femminile dopo 80 giorni.
le femmine nascono a causa di un seme guasto o di venti umidi. Ancora, la donna è un errore della natura, con la sua eccessiva secrezione di liquidi e la sua bassa temperatura, essa è fisicamente e spiritualmente inferiore, è una specie di uomo mutilato, fallito e malriuscito. Questo è un padre della chiesa, santa, non va tutto lo santo? La piena realizzazione della specie umana è costituita solo dall'uomo. Insomma, possiamo dire che il pensiero razionale greco, questo non è il mio, insomma, ho occupato tutto, come potete immaginare. Possiamo dire che il pensiero razionale greco è stato la barra della donna e delle libertà femminili. Le grandi religioni monoteiste sono stati chiodi con cui è stata chiusa. È un antropologo inglese, tra l'altro. Solo le tante dispezzate divinità pagate a questo punto potevano ancora descrivere ciò che riguardava la naturale spinta legata alla sessualità umana, per cui le ritroviamo in termini come erotismo, eros, afrodisiaco, e anche venere all'inizio era menzionata in modo positivo, per poi però essere usata più diffusamente nella definizione delle malattie trasmesse sessualmente. Per concludere, la donna e la dea hanno perso la loro autonomia, la loro importanza e il loro potere praticamente allo stesso tempo, vittime di un mondo che cambia, dove gli uomini e la loro razionalità hanno imposto la loro cultura, divenendo gli unici detentori e guardiani della proprietà privata, della paternità del pensiero e insomma dello stesso diritto alla vita. E quindi ho chiuso. Sappiamo che la cultura è storicamente determinata
anche questa allora vuol dire che è modificabile e quindi si può fare un intervento preventivo. Seconda premessa fondamentale, la violenza umana non è univoca, ovvero bisogna innanzitutto distinguere nettamente la violenza fisica dalla violenza psichica. La prima la conosciamo tutti, è il sadismo, è manifesta, attacca il corpo e io direi che fondamentalmente è di competenza delle forze dell'ordine controllarla e reprimerla. La seconda è molto meno percepibile, è latente e non attacca il corpo, non uccide il corpo, ma che dice le virgolette, uccide la mente, uccide il pensiero, l'identità di un altro essere umano, nel senso di alterare quello che una persona pensa, innanzitutto di se stessa, della sua identità. La violenza psichica mira ad annullare nella vittima il senso di se stessi. Se la vittima ci crede, se la bugia violenta del carnefice diventa credenza della vittima, la sua mente si ammala perché crede a delle bugie, a dei ti amo che sono falsi, a del tu non esisti che sono falsi. Se riportiamo queste affermazioni al femminicidio, dobbiamo allora affermare che prima di essere eliminata biologicamente, la donna non c'è già più per quell'uomo, c'è solo un corpo femminile. Ma quando la donna non ci sta a questo rapporto violento di sopraffazione fisica e si ribella, allora l'uomo realizza di non essere riuscito a uccidere psicologicamente quella donna e arriva allora ad ucciderla fisicamente. Cioè la violenza fisica contro la donna come rimedio estremo ad una violenza psichica che è fallita, che non è riuscita. Questo ci porta a una prima considerazione. La violenza contro le donne come sintomo di malattia. Infatti, passando dal versante di chi subisce la violenza a colui che la agisce, è evidente che i violenti di cui stiamo parlando non uccidono per motivi di utilità pratica, non ci guadagnano niente, anzi, spesso abbiamo sentito anche questa sera, in alcuni casi si suicidano dopo l'atto criminale, quindi non c'è nessun ovviamente guadagno. Ciò vuol dire che non sono delinquenti questi violenti, ma sono malati mentali. E l'atto mentale, previsivamente, ricordo, non vuol dire che c'è un cervello malato, un cervello che non funziona, il corpo è sanissimo, è la mente che non funziona, cioè è alterato il pensiero, il modo di pensare a se stessi e agli altri, prima di tutto alle donne, in particolare alle donne. Allora, la malattia mentale però non riguarda soltanto quei casi eclatanti di malattia, di pazzia manifesta, dove non c'è proprio bisogno di essere degli specialisti per capire che c'è uno fuori di testa che può essere pericoloso e violento. Quello che include più timore, quello che è più perturbante, sono altri, sono quegli omicidi fatti da persone senza sintomi clinici manifesti, senza precedenti psichiatrici, cioè per la gran parte cosiddetti normali, uomini anche per bene, volte tranquilli, magari, questo è drammatico, convinti spesso di essere innamorati oppure di desiderare quella donna che poi uccidono. In tal caso la psichiatria classica, quella che si occupa dei fatti manifesti, quella dei pazzi evidenti, come impotente, non funziona perché non capisce. E diventa allora necessario rivolgersi ad un'altra psichiatria, quella che studia il senso latente dei fatti umani, come concepita dallo psichiatra Massimo Fagioli, che mi è piaciuta la definizione data dalla collega Anna Bonchini stamattina, ricercatore infaticabile e incorruttibile, e io la sposo assolutamente completamente. Questa psichiatria del senso latente per cogliere la verità di un uomo,
la verità di una donna, del loro rapporto, al di là delle apparenze. Si scopre allora così che molti uomini cosiddetti normali, per molti uomini cosiddetti normali, la donna non esiste come soggetto, con una sua identità e autonomia, né psichica né fisica, ma esiste solo come strumento per mantenere una parvenza di identità sessuale maschile, alibi per coprire invece una identità umana malata e impotente, in cui l'impotenza diviene violenza nei due aspetti rispettivamente di una incapacità, incapacità di fare rapporti e incapacità di fare separazioni. Il violentatore è primo, perché non sa fare nessun rapporto con la donna se non solamente fisico, e il malato, il secondo, che non sa finire un rapporto con lei se non con la morte. La violenza espressa nel rapporto separazione trova poi il suo corrispettivo nel pensiero malato che rende questi uomini disumani. E molto molto condensando e concentrando tre grandi tipologie di pensiero violento e quindi malato, abbiamo il pensiero che possiamo definire razzista, di cui gli uomini credono che la qualifica dell'identità, che dà l'identità umana, siano caratteristiche manifeste, cioè avere un corpo di un certo tipo, in genere maschio, adulto, meglio se di pelle bianca, oppure avere una mente di un certo tipo, basata su un funzionamento solamente razionale. Chi non ha questi requisiti non merita l'appellativo di umano a tutto tondo. E quindi un'idea di inferiorità genetica che non permette loro di riconoscere un'uguaglianza di identità umana in chi è diverso da loro nel corpo e nella mente. Oppure altri uomini, ugualmente disumani, che credono, questa la possiamo definire una cultura, un pensiero moralista religioso, che la donna serva a soddisfare il bisogno biologico della sopravvivenza della specie, attribuendole quindi un ruolo fondamentalmente riproduttivo, fattrice di prole utile per tanti scopi. Infine, terzo gruppo, non distante dai primi, quelli che possiamo definire rappresentanti di una cultura razionale, una cultura molto in voga, che pensa che la donna serva alla soddisfazione del bisogno fisiologico della sopravvivenza dell'individuo, a raggiungere cioè il benessere fisico, simile alimentare. Vi è infatti questa cultura che falsifica l'amore e il sesso con il piacere, riducendo tutto lo psichico, l'immaginario, la fantasia, inerenti il delicato e fragile rapporto, cosciente e non cosciente, tra un uomo e una donna, all'unico fine di procacciarsi la sensazione neurofisiologica del piacere, con l'astuzia o con la forza o magari con la compravendita. Forse ribellarsi a questi tre destini sarebbe andare forse contro natura o contro Dio, una disubbidienza comunque da punire severamente nel mondo. Andare invece oltre il significato di femmina della specie significa rientrare nell'albero dell'umanità e cogliere che la donna ha soprattutto un senso, oltre a questo significato biologico, ma un senso forse poetico di rappresentare per l'umanità qualcosa di ancora più prezioso, la conservazione della propria mente umana come intelligenza, fantasia e capacità di immaginare, di fare immagini, perché la donna è immagine essa stessa, è la rappresentante per antonomasia del mondo delle immagini, che non hanno un significato razionale, ma hanno un senso irrazionale, come la bellezza dell'appunto. Perciò la donna rappresenta per tutti qualcosa che ci ha riguardato tutti, quello che ci ha reso umani fin dall'inizio, di pensare la vita attraverso le immagini, quello che Massimo Fagioli ha chiamato la memoria fantasia della nascita e del primo anno di vita, che è stato prima ben illustrato. Ecco allora qual è la malattia
che rende disumani molti uomini, cosiddetti normali. Essa è quella di aver perso o alterato dentro di sé, nelle vicissitudini della vita, questa memoria fantasia non cosciente, che è propriamente quanto ci rende umani, ed aver conseguentemente perso anche il senso della donna, la possibilità di rapportarsi a colei che rappresenta per antonomasia quanto di più diverso ci sia rispetto alla norma razionale e cosciente della vita di tutti i giorni. Allora l'uomo che si è ammalato nella mente non sa più giocare né sorprendersi di fronte al diverso, per aver perso lo slancio, lo stupore, la fantasia, il movimento, il canto che hanno le donne, e non sopporta di essere messo in crisi da chi non è diventato come lui, razionale e perciò ripetitivo e prevedibile, e cerca di eliminarlo fisicamente se non è riuscito a farlo psicologicamente prima. Allora, abbiamo detto che vi è a volte una patologia latente in certa normalità sociale, che conseguentemente ha un pensiero violento, ovvero produce, struttura una determinata cultura bugiarda, ovvero possiamo dire una violenza psichica, quando si maschera da credenza culturale, arriva ad avere una valenza sociale, e questo ci induce perciò a riflettere sui danni che può fare una cultura bugiarda. La malattia si riflette in una certa cultura e viceversa, questa induce e giustifica la violenza in un rapporto circolare di causa-effetto. Ecco dove si pone l'elemento preventivo che credo ci interessi moltissimo in questa situazione stasera. E apprezzo perciò assai moltissimo la legge del marzo del 2014, la nostra legge, possiamo dire nostra, perché la Bonafoli l'ha conquistata con le unghie e con i denti, ed è della nostra regione, che parla di contrastare e promuovere rispetto a due distinte culture, ne parla l'articolo 1 proprio, e parla cioè di che ci sono culture da contrastare e da promuovere. Contrastare, allora diciamo, questa cultura scissa, dominante, dove predomina la visione solo razionale, capace di considerare solo il significato manifesto dei fatti umani, e promuovere invece una cultura diversa, che diciamo faccia anche riferimento e ricerca al senso profondo delle immagini, oniriche e non oniriche, e in particolare dell'immagine femminile. Grazie. Giovane socia fondatrice che è
Adelina, studentessa, a intervenire, ma chiedo a tutti quanti di fare anche domande e di questi temi. Nereo Di Musi. Allora, Nereo Di Musi, Rete Sineste, e quell'omino che ha la testa di una casa. E dopo praticamente 3 decenni di ricerca insieme con ascoltando e cercando di capire qualche cosa dal dottor Massimo Fagioli, la domanda che esce da questo convegno, che fare? Allora, nel piccolo, a Cinecittà Est abbiamo creato una rete e abbiamo fatto un azzardo durante la festa del quartiere. Già da 2 anni portiamo queste tematiche. I 2 suicidi sono Nereo e Giovanni, e vi dico però che è stato un azzardo molto apprezzato all'interno del nostro quartiere, per cui esperienza per chi vuole farla da esportare. Grazie. Vorrei fare io una domanda provocatoria.
insegnanti che mi hanno preceduto, troppo ci piace, intanto mentre gli insegnanti tremano pensando a cosa possa chiedere, per presentare la mia attività da alcuni anni, come l'avevo detto prima, lavoro insieme a dei colleghi in una importante iniziativa con noi, che è la cooperativa sociale di psicoterapia medica, in cui accanto allo scopo psicoterapeutico propriamente detto, terapeutico, teniamo in grande considerazione lo scopo della prevenzione. Quindi c'è un lavoro fatto nelle scuole con sportelli e organizzazioni di convegni ad hoc, proprio nell'ottica, dicevo prima, non soltanto di curare quando diciamo, il patatrac è avvenuto, ma cercare di disinnescare nella cultura quelle che sono poi le premesse violente di certi comportamenti e atteggiamenti. E quindi la scuola in questo ha un centro e un compito fondamentale e centrale. Per questo volevo rivolgermi agli insegnanti e dire perché il discorso della sessualità o delle varie dizioni, come per cercare di introdurla nelle scuole, quindi l'educazione ai sentimenti o alla sessualità, o, fanno sempre riferimento a qualcosa che, se usiamo il termine sessualità, è molto biologico, assomiglia come all'educazione famosa, diciamo come se fosse un'istruzione o qualcosa tipo l'educazione fisica. Se facciamo riferimento ai sentimenti, senz'altro bellissimi, a qualcosa che riguarda l'affettività, le emozioni, eccetera. Ma perché non invece questo tema non può entrare non dalla porta di servizio, ma dalla porta principale, nella misura in cui si possa proporre una idea di sessualità come conoscenza. Se è la conoscenza ciò che è lo scopo prioritario della scuola, la conoscenza nel senso più ampio, più profondo, oltre l'informazione, io credo che la sessualità debba essere vista proprio come conoscenza, al di là di tutto quello che ci vogliono far pensare, queste culture appena citate, quindi sessualità per fare figli, sessualità per il piacere, sessualità come sottoposto su un inferiore, sessualità come conoscenza, mi sembra che possa essere, non so cosa ne possono pensare i provveditori alla scuola, non oso neanche pensarlo, ma credo che sia il modo migliore per introdurre qualcosa che non è collaterale alla scuola, ma è fondamentale negli scopi principali, arrivare a conoscere se stessi, conoscere l'altro. Se avesse una finalità di conoscenza, forse troverebbe il suo ruolo più principe. Allora, sono Renato Cimano, sono il responsabile di questa associazione che si chiama Scuola che Verrà. È un'associazione che è stata costituita 3 anni fa e da 3 anni stiamo facendo degli interventi all'interno della divisione tecnica della periferia di Roma, in una zona che il Ministero ha definito a rischio dispersione scolastica. Infatti l'associazione si occupa di dispersione scolastica, che si occupa di prevenzione, e per fare questo lavoro ci stiamo facendo aiutare da psicoterapeuti, da insegnanti e da operatori culturali. È un'operazione che ha coinvolto centinaia di ragazzi, sta andando avanti e va avanti anche grazie non solo al lavoro volontario dei nostri soci, ma avanti anche con il contributo di società che finanziano questo progetto. Questa è una cosa importante perché come associazione non abbiamo tanti soldi, anzi ne abbiamo pochissimi, e il contributo è importantissimo per sostenere, per pagare persone, professionisti che si occupano di questo. Abbiamo intenzione di estendere questo progetto
anche ad altre scuole del quartiere Prestino, per poterlo fare abbiamo necessità di dare visibilità a questi progetti, così come oggi è stato fatto con questa bellissima manifestazione. Quindi grazie a tutti quanti e auguro la prossima occasione per continuare questo lavoro importante. Non posso rispondere a Giovanni perché sono un insegnante di attività. Grazie. Allora, sono un insegnante, sono del CD di Roma, l'Associazione degli Insegnanti Democratici, che forse la conoscete, lo sapete, era presente la presidente del CD di Roma che è dovuta andare via, quindi intervengo io al suo posto. E io volevo chiedere una cosa a questo gruppo così ricco e così preparato e così pieno di idee nuove. E in parte il dottor Dellissier mi ha risposto, perché dato che il CIDI si occupa di formazione degli insegnanti e credo, io non l'ho letto attentamente, ma credo che nella Convenzione di Istanbul si parli di prevenzione da attuare nelle scuole, e il CIDI proprio nell'ultimo incontro, noi abbiamo, faccio un po' di pubblicità al CIDI, abbiamo da poco fatto un convegno dal titolo Homo Diversamente Sapiens, che affrontava le problematiche legate al web dei nostri giorni, e però poi il problema che viene fuori è quello dell'esigenza, cerco di essere brevissima, di un nuovo umanesimo che riporti l'attenzione a quelle che sono le caratteristiche dell'essere umano nella sua vera identità. È per questo che il discorso del Demisser l'accetto, insomma, mi è piaciuto moltissimo, però volevo chiedere se da parte dei relatori possiamo avere qualche suggerimento in più di come la scuola, e penso un piano di formazione, non lo so, potrebbe intervenire, spero che insomma le istituzioni si occupino di provvedere a questo, e quindi spero intanto che se il CIDI si occuperà di questo ci sia la collaborazione delle associazioni e dei gruppi presenti qui, e chiedo anche qualche indicazione in più, alcune già ce l'avete date, su come potrebbe essere organizzato questo, chiamiamolo piano di formazione, come vengono altri termini, per essere veramente incisivo. Grazie. I giovani si fanno tante cose che condizionano, influenzano quello che è appunto la cultura, l'ideologia, eccetera, il modo di pensare. Quindi credo che anche questa, insomma, uno dei nostri intenti era pure quello di provare a vedere come associazione culturale se tra le diverse associazioni che fanno questo lavoro, che si occupano di questi temi, era possibile creare anche una rete con le magari modalità di intervento diverso per aumentare questa cultura, questa necessità di intervenire nelle scuole, ma non solo, appunto, nel linguaggio dei media, anche negli ambienti culturali più generali. Per cui io non so, non voglio fare conclusioni, lascio ancora lo spazio al dibattito, perché so che ci sono altre realtà qui che hanno fatto esperienze, vedo pure Lorena Peranti che si occupa di cultura. Volevo chiedere come si fa a fare una prevenzione, un lavoro di prevenzione con la cultura. Questa era una domanda che volevo fare a voi, se per voi appunto è possibile, cioè, arrivare nel sociale ad ampio spettro, ad ampio raggio, cioè, si è parlato di prevenzione nelle scuole, in tantissimi ambienti, io mi occupo di portarla a migliaia e migliaia di persone. Con dei festival, con dei progetti sociali, di arti visive, di social art, di arte relazionale. E così, negli anni, è venuto un po' a caso. Abbiamo fatto dei festival internazionali, indirizzati agli artisti di tutto il mondo, con progetti pervenuti da 67 paesi del mondo sul tema delle
relazioni uomo-donna sul tema della violenza invisibile nel 2010 e guarda caso sono arrivate opere video dove la violenza invisibile era molto legata alla famiglia, alle relazioni. Non siamo sicuramente i primi che hanno parlato di violenza invisibile, però su Google effettivamente dopo il 2000, dopo quell'epoca, da quell'epoca si è cominciato a unire a livello sociale la parola invisibile alla violenza. E quindi tutte le immagini, tutto quello che avete detto, Donatella, la Pelletieri, su come si può comunicare, tantissime immagini che anche che io ho visto, cioè questi uomini, queste immagini sulla violenza, questi uomini che con le magliette nere che dicono io non, cioè sono tremende, cioè mi fanno paura questi uomini che dicono io non violento. Dunque, e quindi penso che a livello sociale si possa in maniera light, parlando a tutti, in maniera come qualcuno ha detto, si possono combattere battaglie su più fronti. E pensare alla vita anche attraverso le immagini. Quindi noi adesso abbiamo la Pelanda, ma anche se faccio la Pelanda per il 2005-2006, data dalla Sovrintendenza Beni Culturali, il prossimo tema che lanceremo è il tema Donna Uguale Diversa, con un progetto, con un festival internazionale video, dove si confronterà la videoarte, che è un linguaggio delle immagini, il cortometraggio e il documentario. Sarei felicissima di poter ospitare un dibattito così alto e anche semplice per poter arrivare alla madre, alla moglie, alla sorella, alla figlia, al ragazzo, cioè arrivare a tutti in maniera semplice per poter creare un dibattito vero con le persone e in spazi ampi che il comune ci mette a disposizione. Grazie. C'è una domanda anche semplice, semplicissima. Cioè, sono state dette tantissime cose, evidentemente. Non è facile fare conclusioni e credo che non vogliamo fare conclusioni. Ma una cosa la vogliamo dire, però insomma intanto io parlo ma aspetto qualche altra domanda, qualche altro intervento. Cioè, io vado avanti, ma se qualcuno ha qualcosa da dire, da aggiungere sicuramente. Abbiamo lasciato fuori probabilmente tante cose, abbiamo lasciato fuori forse tanti aspetti, però quello che ci interessava focalizzare è appunto l'intervento come preventivo e pensiamo che la soluzione a questi problemi può stare nel fatto che più in realtà che hanno un'impostazione, abbiamo detto, laica, assolutamente laica, possano confrontarsi e dare un contributo politico, culturale, per agire sulla società. Quello che è emerso oggi, soprattutto, è stata la necessità di avere un discorso abbastanza chiaro sul tema della sessualità umana, dell'identità umana. Molti relatori hanno proposto un riferimento a una teoria, insomma, che come associazione Amore Psiche chiaramente condividiamo, anzi su cui ci basiamo, perché è fondamentale, ribadisco, il discorso dell'uguaglianza degli esseri umani per nascita, ma non perché lo decide un fatto appunto razionale che dice è giusto che siamo tutti uguali. No, siamo tutti uguali perché c'è una dinamica alla nascita che ci rende uguali. Questa dinamica è la scoperta fondamentale dello psichiatra, appunto più volte nominato, Massimo Fagioli. Ma soltanto su questa base, cioè sulla base di una fondamentale sanità umana e di una uguaglianza tra gli esseri umani, che si può andare verso l'accettazione della diversità e verso dei rapporti sessuali, ma dei rapporti umani non violenti.
i rapporti umani che non sono soltanto quello uomo-donna, che è fondamentale, ma questo discorso vale per tutti i rapporti con i diversi, cioè questo discorso mistificante, no, sulla diversità, chi è di un'etnia diversa, chi è di un'altra cultura è un diverso, ma tutti gli esseri umani sono uguali ma sono anche diversi, bisogna forse intendersi su questo. Allora questo potrebbe essere il tema di un ulteriore approfondimento, non so, io mi taccio perché ho detto troppe cose e spero che, non so, se qualcun altro vuole trovare. Un'altra domanda provocatoria, questa volta rivolta ai giornalisti, ce l'è per tutti, che tanto gli psichiatri pagano peggio. Voi avete parlato di linguaggio, di quanto può essere tutto violento, confusivo, no? Il linguaggio, ovviamente usate il linguaggio verbale, perché i giornali e i mass media più o meno scritto, più o meno articolato, e il linguaggio delle immagini. Allora, ecco, questo che dico, rispetto al rapporto uomo-donna, dove passa la violenza? Dove di più? Il linguaggio articolato, il linguaggio che si usa la carta stampata, no? Quando leggiamo le email, e come si può modificare? Non è usare il criterio del political correct, per cui le cose si devono dire in un certo modo con le parole giuste. Questo non credo che tolga la violenza in un rapporto con una donna. Domanda. E poi proprio è necessario il linguaggio articolato per non essere violenti in un rapporto uomo-donna? Alla prossima convegno, alla prossima domanda. Ringraziare uno per uno, ho pensato di fare un cartellone, non ci abbiamo avuto il tempo, penso che prima o poi